E guattai a tutti ciurma e benvenuti Reggiogrini in questo nuovissimo episodio su Kina, Bridge of Spirits. Ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire, per cui per il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like. Grazie come sempre a tutti voi per il supporto e da oggi ragazzi voglio avere una piccola attenzione in più, diciamo così. Visto che vi ho sempre detto che io appunto leggo sempre tutti quanti i vostri commenti, da oggi voglio mostrare in ogni video uno dei commenti magari che ho più apprezzato dal video precedente, anche se piccola parentesi li apprezzo sempre tutti perché siete veramente tutti super cipi, super teneri, diversi di voi sono molto precisi, alcuni scrivono un po' di più, alcuni scrivono un po' di meno, quindi siete comunque sempre tutti speciali con i vostri commenti. E quindi dal primo episodio di Kina ragazzi ho preso il commento di Claudio Clark che mi ha scritto: finalmente hai portato Kina. Sapevo e te lo dissi che avresti apprezzato moltissimo lo stile grafico, ci aveva preso in pieno ambientazioni, stile di gioco e soprattutto, chiaramente, i rot. Come ti scrissi, il primo rot non si scorda mai, vero, 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 a me mi è rimasto stampato qua ragazzi. E immaginavo la tua reazione è che sarebbe stato un cipi dietro l'altro, cioè uno che un minimo mi conosce sa chiaramente che non potevo fare altro che dire oddio è troppo cheap, è così cipi e così sarà io penso più o meno in ogni episodio. Sono troppo pucciosi, sono d'accordissimo, comunque è qui ragazzi la bomba, ti dico subito che se vuoi il pupazzo del rot esiste. Mamma, hai detto una cosa che... Cioè, dovunque sto pupazzo si trovi, lo devo avere. Sono contenta, ragazzi, che appunto diversi di voi abbiano apprezzato questa serie, perché secondo me, da quanto appunto anche altri di voi mi hanno scritto, ragazzi, anche la storia sarà davvero molto bella e molto emozionante anche tra l'altro. Quindi sono veramente curiosa comunque di giocarlo insieme a voi. Ci siamo lasciati qui la volta scorsa con tutti questi cosini super cipi e pici e... Il nostro obiettivo è trovare Taro nella foresta, quindi... Ah, con sto tasto tra l'altro apriamo la mappa. Wow, guardate che bella ragazzi. Cioè, allora, lo stile di sto gioco è troppo figo. Io direi quindi di non perdere tempo, di andare avanti. Io ringrazio ancora Angel per avermi fatto questo regalo e mi ha detto chiaramente che... lui mi dà la sua disponibilità per aiutarmi in caso dovessi avere bisogno in qualche punto. Quindi grazie davvero a tutti voi ragazzi. Quante cibi, quante cibi! Oh. Wow! Che bello, regà. Cioè, allora, io sto avendo... Ah, ecco, adesso mi diceva come aprire la mappa, e vabbè. Io sto avendo delle sensazioni super positive da questo gioco, anche semplicemente, regà, da uno spettacolo simile. Cioè, è bellissimo, Katsus. Ripeto, lo stile che ha sto gioco è spettacolare. Quindi allora, non perdiamo tempo. Angel, tra l'altro, appunto, mi ha suggerito che i rot li possiamo trovare dovunque ci sia una lucina viola. Guardateli come mi seguono! Eporio, Dio! Queste palline di pelo che mi inseguono, siete troppo cipi! E lo ripeterò continuamente, ragazzi. Non potrò fare a meno di ripeterlo tutte le sante volte che ne vedrò uno. Perché sono veramente tutti fin troppo cheap. Wow, mamma mia, regà. Scusate, ma io a volte me li devo godere sti paesaggi, perché... Cioè, madonna, ragazzi, sembrate in adorazione. Tu siete cipi, cioè, me potete seguire, però non mi fissate chiappe, almeno quello. So che siete teneri e innocenti, però... È un po' inquietante avere tutti sti occhietti addosso, anche se sono così teneri. Sono tutti fin troppo teneri. Regà, cioè, ci stiamo a rendere conto, sì, della bellezza comunque di sto posto? Oh, shit. Ok, siamo appena entrati nel villaggio e ho appena guadagnato un trofeo. Facendo niente, solo arrivandoci, però spettacolo. Allora, siamo al villaggio e purtroppo, ragazzi, stiamo ben notando che ci sono... pidocchi e piaghe praticamente dappertutto, quindi suppongo che dovremmo ripulirlo chiaramente e ci servirà l'aiuto di tutti i rot possibili. Ovviamente dobbiamo trovare i fulcri, no? Di questi cosi schifosi. Vediamo un pochettino. Ok, posso arrivare fin qua sopra.
Ok, di là c'è altro, però per andarci chiaramente devo prima liberare la strada e... Ok, è chiaro, ci sta suggerendo cosa dobbiamo fare. Ammazza, ma quanti ce ne stanno di sti cosi? Oh, avete infestato fin troppo, ragazzi. Purifica la corruzione nel centro del villaggio. Oddio. Ok, ricordiamoci pure che... Oh, cazzarola, che possiamo usare i rot, chiaramente anche in combattimento, perché appunto mi è stato detto che possono essere molto utili e comunque molto d'aiuto. Perfetto, allora. Questi li abbiamo fatti fuori. La vita si ricarica chiaramente. Poi da sola, non durante il combattimento, mi sembra di aver capito. Per cui forza ragazzi, cominciamo un po' a disinfestare. Perché ste piaghe hanno infestato anche fin troppo tempo. Lo schifo che avete fatto ragazzi, non vi vergognate, no? Manco un po' vergognate, no, se si fossero vergognate non avrebbero di certo creato sta porcheria. Forza piccoletti! Boom bitch! Boom, bitch, via, 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 via. Ok, adesso possiamo puntare alla piaga, al pidocchio più grande. Andiamo! Yeah, torna il verde, che bello! Carrello di cappelli scoperto? Che bello sto posto, ragazzi. Cioè, dai, le ambientazioni sono spettacolari. Ok, qua c'entrano le statue e altre robe. Karma e potenziamenti. Genera karma, sconfiggendo nemici corrotti, ripristinando l'ambiente e trovando frutti da far mangiare i tuoi rot. Possono mangiare anche i frutti! I cipi! Vedremo i cipi mangiare! Tanto sono troppo cipi qualsiasi cosa facciano sti cosetti. Tra l'altro Alessio ha scritto spesso, si chiamano rot, speriamo che non ruttino. No, più che altro che non facciano prot. Dal menu di potenziamento usa il karma per sbloccare nuove abilità. Ottimo! Kina può migliorare le sue abilità di base e infondere le sue abilità con i rot per produrre potenti attacchi. Che figata! Ok, il karma quindi quella cosa, quella specie di spirale. Allora, vediamo un po'. Spettacolo, mi piace sta cosa, ragazzi, mi piace tanto. E come potete vedere, appunto, si possono usare i rot anche in battaglia, quindi appunto infondere le abilità di combattimento con i rot. Adoro. Quindi direi, visto che un po' ce l'abbiamo, compriamo questo attacco leggero in corsa. Quindi mentre corri, premi R1 per eseguire un attacco rapido e ampio. Ok, quindi c'è da pure un pochettino de spazio intorno. Devo raggiungere ancora il livello 2, insomma, il livello. Oddio! Che mi è stata di... Io possiamo mettere cappelli? No, non mi dite, non mi dite, non mi dite! Voglio troppo vedere sta cosa! Sono usciti i ragazzi col gioco, eh. Ci hanno messo anche questi adesivi così cheap. Guardate quanto sono belli. Allora, vi dico una cosa. Se sto gioco mi dovesse piacere a livelli epici, mi tatuerò questo rot, ragazzi. Che è il cappellino a forma di orecchie di gatto. Mio Dio. Allora, possiamo usare queste cose romboidali, sono tipo delle gemme, per comprare appunto i cappelli per i rot. Io direi che questo a fungo è bellissimo. Sì, compriamoglielo. E compriamoli pure questo, dai, visto che ci stiamo. Oddio, amori. Oddio, metti i cappellini tutti. No, cioè ogni rot c'è. Oddio, ogni rot c'è il suo cappellino. Oh! Dove sono? Venite di qua, seguitemi, fatevi vedere con i vostri cappellini così cipi. Cos'è? Vediamo, Trifoglio. Ah, un altro cappello! Ma allora lo stanno a fa apposta. Ovvio che lo stanno a fa apposta, lo compro subito. Amore, col suo cappellino a trifoglio. Io sono troppo belli. Quanto li hanno fatti belli. Allora,
A quanto pare, ragazzi, tornando un attimino seri, ci sono altre zone della mappa che per ora forse sono inaccessibili. Quindi forse dobbiamo andare di qua dove ci sono chiaramente i due ragazzini, perché dobbiamo aiutare loro fratello. Quindi apriamo pure il barattolo, perfetto, ok. Quindi queste sono, diciamo, la moneta, tra virgolette, da usare comunque per comprare i cappelli. Non so se potremo comprare anche altro. Ah, curvatura. Oh mio Dio, che significa? What the fuck? Che vuol dire? È davvero effettuare un salto warp. Ah, sono tipo dei portali, cioè diciamo così, delle cose che ci permettono di spostarci da una parte all'altra. Che figo, regà. Apriamo pure questo. I frutti per i cibi! I frutti per i cibi! Venite, cibi! Ah! Amore, che mangiare loro! Ne voglio un milione, ragazzi, basta, ho deciso, voglio un milione di questi cosini. Ok, vedete, pure qua è chiuso, perfetto, allora. Adoro, raga, adoro tutto di questo gioco fino ad ora, veramente. Non abbiamo visto ancora nulla. Allora, parliamo con i due ragazzini. Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Esatto, esatto, quindi la barriera blocca il percorso. Maybe can help. He's usually at the masked shrine. Chi? You'll know when you see the sacred trees. Ok, quindi dobbiamo arrivare al santuario. Indaga sul santuario delle maschere. Quindi da qui chiaramente non possiamo passare. Prima entriamo qui e vediamo se c'è qualcosa di utile, perché è sempre bene esplorare. Amori, ma siete dappertutto. Amori, si cucinano il brodo. Oddio, dei barattoli. No, basta. L'avete fatto apposta per farmi diventare troppo cheap. Pure a me. Insostenibile tutta questa cheapitudine, ragazzi, eh. Io ve lo dico. Oh, allora. E questo è il santuario delle maschere? Wow. L'atmosfera è fighissima, ragazzi, eh. Mm. Oh. Ah, ok. Seem quite fond of you. Oddio, sì, lo sono. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Mm-hmm. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. Okay. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children. And would do anything for their brother. We have always crafted wooden masts to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit and will help you fulfill your promise to the children. Quindi look after Benny and Saya. Their brothers, ok, will be difficult for them to quindi understand. Purtroppo Taro non c'è più, ragazzi. È bellissima tutta questa cosa del costruire una maschera per chi se ne va. Quella maschera, diventando polvere, aiuta lo spirito a passare dall'altra parte. È spettacolare sta roba. È tutto bellissimo, ragazzi, eh. Ok, abbiamo preso quindi la maschera di Taro, che è bellissima, tra l'altro. Maschere degli spiriti. Premi tasto direzionale sinistro per indossare le maschere degli spiriti. Guarda attraverso la maschera per trovare la tua strada. Apri le barriere degli spiriti e rivela oggetti importanti
Nell'ambiente, le maschere degli spiriti sono utili per trovare i Rot nascosti nel mondo anche. Perfetto. Usa la maschera di Taro per aprire la barriera degli spiriti. Fantastico, quindi queste maschere... Mamma mia, sto posto è bellissimo. Hanno un potere, insomma. Vediamo un attimino, vedete? Ci permettono comunque di guardarci attorno. Chiaramente adesso non c'è nulla di importante, però mettono quindi in risalto oggetti importanti, i Rot anche nascosti in giro, e permettono di aprire le barriere degli spiriti, mi sembra di aver capito. Mamma mia, sto posto è enorme tra l'altro, ragazzi. Oh, mi possono spostare l'oggetto. No, c'è un altro Rot, eccolo. Amore Panzini, dov'eri? Perché ti nascondevi sotto il sasso? Vieni insieme a noi, amore. Suppongo che non potremo entrare in questa melma schifosa. Vedete? Mi mette in risalto le cose che ci servono. Allora, vabbè, comunque, quello che dobbiamo fare adesso è andare appunto ad aprire la barriera. Vedo con molto piacere, tra l'altro, che la partita viene salvata molto spesso, e questa è anche una cosa che apprezzo. Quindi ciao bambini, è arrivato il momento di aprire sta barriera. Ok. Immagino che ci sarà una cosa super triste, ragazzi, fra poco, perché i bambini non so se hanno capito che il fratello non c'è più. O forse l'hanno capito, ma vogliono che il suo spirito vada in pace, probabilmente. Quindi si servono di una guida spirituale. Lei è una guida spirituale? È così che si era definita? Non mi ricordo, forse sì. Cos'è? Posso usarlo in qualche modo? Wow! Comunque l'uso della maschera è molto utile, vedete? Ok ragazzi, aiutatemi un attimo. Oh, quanti soldini! Grazie! Ma posso fare qualcosa qua? Non so, forse non adesso. Forse non adesso. Comunque è bene esplorare, perché appunto possono esserci cose utili qua intorno. Lo spirito ci sta guidando di là. Però io appunto continuerò un attimino a guardarmi intorno, perché ci possono essere... scrigni, botti e tutto il resto appresso. Quindi qua no. Allora, qua dovrò usare i Rot, però dovrò entrare da un'altra parte. Allora, cioè serve qua. Forza ragazzi, aiutatemi un po'. Potete rilasciarlo tranquillamente qua. Forza. Oddio, sono così cipi, ma hanno una forza mostruosa. Potete pure mollare. Ok, di qua c'è la melma schifosa, per cui possiamo entrare da su chiaramente. Opla! Ok, quindi la luce qua... Oh! Ho trovato la posta spirituale, ho trovato qualcosa che apparteneva a un abitante del villaggio. Riportalo a casa sua nel villaggio. La posizione è segnata sulla mappa, quindi ci danno anche missioni secondarie. Dai, che cosa carina. Una cosa spettacolare, ragazzi. Ok, grazie cipitini. Perfetto, questo insomma per accedere anche in luoghi segreti, chiaramente. Allora, il posto è segnato sulla mappa. Ah, è proprio qua a fianco. Ah, è qui. Vedete? Ah, lo devo inserire qua. Ok. Dai, che bello. E così ripuliamo piano piano il villaggio, giusto? Oh oh, direi di sì. Oh, oh, oh. E via ragazzi. Perché dovete stare qua ad appestare sto posto che è così bello? Devo imparare un attimo pure ad usare i Rot, magari, perché appunto in situazioni un po' più di difficoltà forse saranno utili. Ok, allora andiamo, perfetto. Forza ragazzi. Di nuovo una bella disinfestazione. Wow. Abbiamo aiutato uno spirito. Dai, che cosa bella. L'abbiamo aiutato ad andare dall'altra parte. Oddio. No, raga, cioè io vi giuro, non mi aspettavo tutto questo da sto gioco. È bellissimo. Ok, qua c'è un forziere. Apriamolo. Dei funghetti. Dei funghetti. Non mi dite che sono allucinogeni. Fungo giallo. Oh, un altro cappello. Amore. Un cappello, un altro cappello funghetto.
ragazzi, si mangia! Eccoli che arrivano! Oddio, 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 con tutto l'entusiasmo del mondo! Oddio, sono spariti nel pavimento, ma vabbè, fa niente! Di là si va per Taro, chiaramente. E quindi suppongo che piano piano, vedete, si dovrà un po' ripulire tutto il villaggio. Anche qua da... c'è da consegnare altra posta spirituale. Queste penso che saranno cose che si sbloccheranno mano a mano, insomma. Benissimo, allora. Dirigiamoci verso il luogo di interesse. Che avete da dirmi, ragazzi? It went through here, but we can't get past. Ok, ci penso io. Can you get rid of it? Sì, ovvio. Ci penso io. Ci pensiamo noi, anzi, noi siamo una squadra. Andiamo, ragazzi. È arrivato il momento di nuovo di farci valere. Oddio. Ah, ecco, un altro modo per curarsi, ragazzi. I rotto possono purificare fiori speciali e ripristinare la salute di Kina. Manda i tuoi rot su di essi, premendo quadrato al di fuori dei combattimenti. La salute di Kina si ripristina automaticamente. Perfetto. Oh, minchia, come arriva aggressivo. Ok, su di questi rot mi sa che non... Allora, ci dovrà pure essere un modo per magari fissare gli obiettivi, no? Non lo so, perché non me l'hanno ancora detto, quindi evidentemente non c'è un modo. Ok, ragazzi, ripristinatemi un attimo. Ottimo! Boom, bitch! Aiaiaiaia, le ho prese. Boom, ok. Col colpo pesante li libero dallo scudo, chiaramente. Oddio, ammazza che... che mazza che c'hai, fratello. E non è... oddio, mi dissocio da quello che ho detto. Mazza, ragazzi, ma quanti cazzo siete? Oh. Ah, ok. Dovremmo esserci, credo, sì. Ok, allora non ci resta che... Aiaiaia, mi sto ammalà. Oddio, è velenosa sta merda. Ma tu guarda un po'. Vabbè, ragazzi, visto che ci siamo, usate pure quello e... stando a debita distanza... forza! Disinfestazione! Amore! Guardate quanto sono contenti! Amore, cipitini! Okay, cos'è sta roba? Una lacrima della foresta. Allora, è bellissimo come tutto riacquista colore, ragazzi. E che ci faccio? Ah, ci devo usare i rot, chiaramente. Riunisci i tuoi rot. Le lacrime della foresta ripristinano temporaneamente la forma originale dei rot. Usa R per spostare la nuvola. In questa forma i rot possono attaccare i nemici, distruggere le barriere ed eliminare la corruzione. Guardateli! Che sono tutti insieme! Che cosa bella! Sì, ovvio. Vedete, adesso evidentemente possiamo usarli. Hanno un tempo limitato, chiaramente. Per distruggere... no, ma che figata! Dai, regà. C'è una genialata sta roba. Ok, mi sa che mi conviene ricaricarli, chiaramente, perché fino a lì non ci arrivo. È una genialata pure sta roba. Spettacolare. Andiamo belli spediti adesso, ragazzi. Adesso che sappiamo cosa fare... c'è le cose toppe! C'è sti cazzo di piccolini, ragazzi! Ci hanno talmente tante di quelle abilità che... pazzesco! Over here, Kina. There's something in the ground. Ok. Ok. Magari se ce la faccio sbattere sopra... no. Come la faccio crescere una lacrima della foresta qua? Questo è lo stesso fiore che abbiamo visto prima, ragazzi, eh? Amore! Ah! No, c'è cioè una sorta di seme. Oh, vabbè, regà, ma dai, ma come fa ad essere tutto così figo? Oddio, serve per far crescere. No. Regà, ma di che stiamo a parlare? Forza, distruggere tutto, ragazzi. Siete talmente faighi che potete fare questo e altro. Ricreiamo di nuovo una nuvola rot. Una nuvola prot. Vabbè, speriamo non scorreggino sotto questa forma qua. Però loro sono talmente cipi che sarebbero cipi anche scorreggiando, ragazzi. Oh no, c'è ancora sta merda qua. Aspetta. Oh. Ok, abbiamo guadagnato pure un trofeo. Oddio, oh, quanti soldini! Che figata! Ci ricompensano chiaramente per tutta la pulizia e disinfestazione che abbiamo fatto, cioè...
Cioè, ogni cosa è più figa dell'altra, davvero. Sono senza parole per quanto è bello tutto questo. Va bene, allora, continuiamo a salire intanto. Intanto che continuiamo a rimanere a bocca apertissima, direi. Continuiamo a procedere e vediamo di risolvere questa questione di Taro. Io mi chiedo cosa penseranno i due bambini quando forse si renderanno totalmente conto di quello che è successo. Ah, ecco, vedete? Curvatura, ragazzi, ta 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 ta. Quindi si può usare per viaggiare velocemente da un posto all'altro della mappa. Hanno pensato pure a questo. Io adoro. Cosa c'è, ragazzi? Continuo a premere X per parlargli, ma ok, ce penso io. Non vi preoccupate, bambini. Ok, mentre si corre, quindi per scattare si usa appunto L3, ragazzi, ok. Ma come si usavano i rot, cazzaro? Ah, sono spaventati! È vero! Quindi possiamo usare i rot solo quando hanno abbastanza coraggio. E posso usare la barriera? Esatto! Oh, li posso usare anche contro i nemici! Adoro! Boom, bitch! Magari prima che mi vengano ad attaccare. Forza! Spettacolo! È vero, è vero, è vero. L'icona prima dei rot era spaventata, quindi quando hanno troppa paura non verranno in combattimento, ma solo quando avranno trovato abbastanza coraggio. È tutto troppo geniale, raga. Posso distruggerli sti cosi prima che continuino a partorire aberrazioni? Ok. Usiamo i rot, blocchiamolo un attimo. Boom! Bitch! Oddio, ma qua continuano a nascere schifi, ragazzi. Boom, boom, boom. Dai, e continuano a nascere ste merde. Ok, allora, vediamo un attimo. Scusa. Ok, esatto. Dovevo distruggerlo. Oddio. Quando i rot avevano abbastanza forza per farlo. Ok. Te pure, crepace. Grazie, che ci fai un gran favore. Allora, c'è un'altra pianta di qua. Da dove arrivano? Forse adesso stanno arrivando così a random, credo. Ok. Oh, porca di quella pupazza Eva. Ah, blocca. Blocca, blocca, blocca. Oh. Ok, ho guadagnato pure un trofeo, ragazzi, tra l'altro. Evidentemente. Aia, la fissa di tua sorella. Forza, ragazzi, mi servite. Adesso mi servite sì o sì. Intanto direi di spostarci, perché sennò, wow. Cioè, raga, usarli pure in combattimento. Ma di che stiamo parlando? Boom. Sì! Dai! Così pure i combattimenti sono fantastici. Cioè, con l'aiuto loro e il modo in cui si può interagire pure con l'ambiente circostante. Cioè, regà. Ma dai, davvero, ma di che stiamo a parlare? Ok, finalmente abbiamo ripulito la zona. E che mi dite, bambini, voi? Andiamo più avanti? Apriamo un attimo sta barriera e poi parlo con loro. Ecco fatto. Potete pure rilasciare e vediamo che ci raccontano i bambini. Did you see what she did to that monster? I told you she could help us. Esatto, ma loro non sono mostri. Ok, perfetto. Possiamo andare avanti, possiamo andare avanti. Un altro ricipi! Amore cipissimo! Amore cipissimo! Oddio, quanto è bello! Che sorride! Amore, allora aspetta. Qua adesso la strada è chiusa. Ah, ok, dobbiamo procedere di qua, mi sa, ragazzi. Me lo credo. Sì, esatto, 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 esatto. Di qua che dobbiamo andare. Spero che non mi serva la nuvola rotta adesso, perché sennò dovrei tornare indietro. Bene. Ci addentriamo ancora di più nella foresta. Che spettacolo. Oh no! No! Cioè, raga, guardate sti alberi. Ok, è successa roba spiacevole, ragazzi. È successo qualcosa di brutto comunque. Lo spirito ci guida fino a qua. E adesso immagino che non sarà facile, perché questa roba è enorme. Ok, è arrivato il momento di interagire. Benissimo, evidentemente non con la maschera. Forse ci basta, esatto, entrare. Ok,
What happened? What did you see when you put on Taro's mask? Taro is here, but he's forgotten who he is. We need to find 3 relics to help him remember. Okay. The forest is huge. How do we know where to look? Maybe Mr. Russo can help us. His house is up that way. E chi è Russo? Per sapere di più sulle reliquie di Taro. Ok. Bene ragazzi, allora la cosa si fa veramente molto interessante e quindi raccogli tutte e 3 le reliquie per evocare Taro, quindi per poterlo liberare, diciamo così, avremo bisogno di queste reliquie e prima dovremo andare a parlare appunto con questo Russo e la sua casa è di là. Io allora ragazzi direi che per oggi ci fermiamo qui, ma questo gioco fino ad adesso si è dimostrato essere veramente bellissimo. Mi piace il comparto grafico, mi piace il comparto sonoro, mi piace il gameplay perché è fighissimo, cioè pure lo stile di combattimento, il modo di interagire con i ROT, cioè raga, veramente poco da dire e sono molto curiosa di vedere come si evolverà la storia, perché comunque lei vuole vuole arrivare in un santuario e quindi avrà il suo motivo per voler arrivare lì e quindi chiaramente evidentemente a questo suo viaggio verso il santuario si mischieranno altre storie. La cosa secondo me ragazzi veramente può essere molto interessante. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!